Buongiorno, sono le 5 e 6 minuti, ci siamo, prendiamo il caffè, poi mi vesto, faccio i letti, pulisco la sabbietta, sveglio Francesco e andiamo. Partiremo presto, che non si sa mai. Ok, ho messo tutte le cose nello zaino. Ora mi vesto, sveglio Francesco. Ecco qua il mio pranzo, pasta con i broccoli e ceci, yogurt, panino e ricotta. Chi la mangia tutta sta roba? Allora, vi volevo un attimo aggiornare, sono venuta in bagno perché Francesco si è addormentato, poverino, perché stiamo aspettando da tantissime ore e ci hanno detto che l'operazione gli è stata programmata per le 17, ma forse lo faranno prima, verso le 15, 15:30. Quindi a un certo punto è crollato e si è addormentato. Marco è tornato a casa per portare fuori i cani e tornerà più tardi. E niente, mi hanno fatto mettere il camice perché ha la xylella, Francesco. Quindi devo indossare il camice, che è un batterio che, vabbè, lui non dà problemi, però se dovesse entrare in contatto con una persona anziana che si deve operare potrebbe invece essere pericoloso. E niente, mi hanno portato da mangiare prima. Mi è dispiaciuto un sacco mangiare perché lui non poteva mangiare, aveva fame, e però se non lo mangiavo poi se lo riportavano via, quindi ho detto vabbè, un pochino mangio e niente, quindi siamo ancora in attesa. Comunque abbiamo due letti. Quasi le 4, siamo ancora qua. Lui è ancora qua. Mi sono perso. È andato comunque. Sono un attimo emozionata. È andato. Mamma mia. Mi hanno fatto rimanere lì finché non l'hanno addormentato. E adesso sono tornata qua. Ora dovrebbe arrivare anche Marco. Sono stata bravissima. Mi sveglia, non sentirmi male, farmi forza per lui. Poi appena uscita, che lui si era addormentato, boh, non ce l'ho a piangere. Mi ha mandato un messaggio: Marco non può entrare qua fino alle 18, che c'è l'orario delle visite. E ha portato i panini per Francesco per quando dopo si alzerà. E quindi niente, sono le 5 e mezza. Aspetterò qui da sola. E niente, cucciolo. Hanno portato la cena. Questa sarebbe sia per me che per Francesco. Io mangerò le carote. Il resto lo lascio a lui. Che c'è qui dentro? Cos'è sta roba nera? Non c'è neanche il foglio che descrive. Vabbè. Queste carote sono salate. Senza olio, ma le mangerò lo stesso. Allora, rieccomi dal bagno. L'operazione è andata, è andato tutto bene. Purtroppo io non ho dovuto fare quella sui tendini, quindi per un mese sedia a rotelle. E vabbè, comunque l'importante è che sia andata bene. Niente, ora vado a chiedere un cuscino, poi mi do una rinfrescata, cerchiamo di dormire un po'. Per oggi vi saluto, vi ringrazio tantissimo di tutti i messaggi che mi avete mandato oggi e mi avete fatto un sacco di compagnia con i vostri messaggi mentre aspettavo.